ci spostiamo, torniamo sull'online. Abbiamo Paolo Stringola che ci parlerà di efficienza energetica e sviluppo sostenibile in ambiente montano. Paolo, ci senti? Sì, mi sento, voi mi sentite? Ti sentiamo forte e chiaro. Te Perfetto, la allora scelta io. in inglese o in italiano, come preferisci. Ok, allora avvio la condivisione dello schermo. Datemi un secondo, ditemi se vedete lo schermo. Ok, perfetto. Allora sì, parto con un ringraziamento, insomma, perché è per me un onore essere qui a. Al Light Summit 8 anni dopo la prima edizione, e ho pensato che per poter trovare dei messaggi chiave da rilanciare nella pre-COP e nella COP26 in tema di efficienza energetica e regioni montane, forse la cosa più efficace poteva essere in qualche modo una sorta di racconto di quella che è stata la mia personale esperienza e in qualche modo anche Paolo, scusa, ti interrompo un secondo. Riesci a tenerti un attimo più distante dal microfono? Perché sentiamo un po' male. Ok, allora aspetta, proviamo così, meglio? Sì, mi sembra di sì. Sì, Ditemi, provo a parlare, prova. meglio, meglio, Ok, grazie. è il microfono delle cuffie, che sì, effettivamente forse era troppo vicino. E niente, quindi, appunto dicevo, ho ritenuto opportuno un po' forse raccontarvi quella che è stata la mia esperienza in relazione alle attività condotte. E ricordo quando per la prima volta ci approcciavamo all'idea di realizzare una pianificazione energetica ed ambientale, in questo caso parliamo del territorio del Kumbu, quindi in Nepal, del parco del Sagarmatha. La prima cosa che era per me stata necessaria era analizzare le specifiche caratteristiche del territorio di riferimento, dai dati climatici alle risorse disponibili ai consumi energetici, per poi focalizzare la nostra attenzione sulla realizzazione di una analisi di possibili soluzioni di efficienza energetica che potevano essere applicate, che chiaramente andavano dall'utilizzo delle fonti rinnovabili in tutte le forme, alla generazione distribuita, fino a focalizzarci anche sugli aspetti legati alle caratteristiche strutturali ed energetiche degli edifici stessi. Ma al fine di in qualche modo rispondere alle esigenze della popolazione in termini di semplicità realizzative, così come compatibilità ambientale e utilizzo delle fonti rinnovabili stesse, c'era subito apparso chiaro che era per noi necessario iniziare a pensare un po' fuori dalla scatola, come si dice, no? Fuori out of the box, e in qualche modo andare anche oltre il concetto stesso di efficienza energetica per in qualche modo abbracciare una serie di impatti trasversali che problematiche come l'inquinamento indoor determinano. Inquinamento indoor causato dall'emissione di black carbon e di altri inquinanti che appartengono alla categoria degli inquinanti cosiddetta vita breve, inquinanti abbastanza diversi rispetto a come funziona la CO2, che è ormai, no, per noi il metro di paragone e di quantificazione delle emissioni climalteranti. Sono inquinanti che hanno una vita sicuramente breve, lo dice il nome stesso, ma hanno anche una distribuzione spaziale più localizzata e non globale come la CO2. Questo tipo di inquinanti sono prodotti dalla combustione di diesel, ma anche di legna e insomma, di materiali di questo tipo. E rappresentano una problematica non solo nelle regioni ad alta quota, ma anche alle nostre latitudini. E hanno effetti assolutamente dannosi dal punto di vista non solo dell'ambiente, ma anche della salute umana. Qualche numero lo ricordava prima Efra nel suo intervento. E consideriamo che come dire, le stufe che vengono generalmente che troviamo in molte delle case tradizionali nei contesti montani e non solo, e un esempio lo vedete rappresentato nella foto, è una foto che è stata scattata, che ho scattato io stesso durante una missione in Nepal, rappresenta proprio la situazione che si realizza almeno 2 o 3 volte al giorno in una casa nepalese, e ripeto, e non solo. Questo tipo di eventi determinano l'emissione di circa quasi il 25% di tutto il black carbon emesso a livello globale. E questo ovviamente ha degli effetti su circa 3 miliardi di persone a livello di inquinamento indoor, e con tutte le conseguenze che ciò determinano.
Sulla base di questo tipo di approccio appunto trasversale dei vari tipi di impatti, è stata pianificata e realizzata una missione lì in Nepal, della quale appunto vi riporto qui qualche foto, e insieme a dei colleghi, molti dei quali medici, è stata realizzata l'analisi della popolazione dal punto di vista respiratorio e cardiovascolare. Sono state fatte delle operazioni di monitoraggio in continuo delle emissioni di black carbon attraverso dei dispositivi portatili per appunto la valutazione della qualità dell'aria interna, e oltre ad aver analizzato le caratteristiche costruttive di tutte le case presenti in quel villaggio. Qui parliamo ad esempio di Chaurekarka, che è un villaggio vicino all'aeroporto di Lukla, sempre nella valle del Kumbu, che è un villaggio, diciamo, fuori dalle rotte principali di chi fa trekking per arrivare al campale dell'Everest. Abbiamo scelto questo villaggio proprio perché in qualche modo non influenzato da agenti particolari che in qualche modo potessero determinare come dire, eventi inaspettati nei dati che potevamo analizzare. Oltre ad aver analizzato appunto anche le abitazioni, le persone sono state intervistate per avere tutta una serie di informazioni che potevano essere utili per le nostre considerazioni. Tra questi, appunto, i consumi energetici, che tipo di combustibile veniva utilizzato, quanto tempo impiegavano al giorno per raccogliere quel combustibile, ed inoltre la loro disponibilità a realizzare qualche possibile cambiamento all'interno delle abitazioni, perché anche questo è un elemento da tenere in considerazione. Non sempre c'è questo tipo di disponibilità, perché è considerato appunto parte di una tradizione. E alla fine di questa indagine ci siamo resi conto che probabilmente la sostituzione di queste stufe tradizionali con altri dispositivi solari ed elettrici poteva essere un'opportunità. Azione che viene portata avanti a diverse latitudini in diverse parti del mondo. Questi tipi di azioni possono essere supportati a livello finanziario da strumenti diretti, nella forma ad esempio di crediti di carbonio all'interno del mercato volontario, ma anche attraverso strumenti addizionali che in qualche modo si legano a degli standard che vengono prodotti, ad esempio per la misurazione e il monitoraggio del black carbon che si viene a ridurre con azioni di questo tipo. Questi strumenti però determinano nella realtà dei fatti delle dichiarazioni, come dire, delle certificazioni rispetto alla quantità di black carbon che viene ridotto, che possono essere utili all'interno di strumenti di finanziamento che si basano sui risultati ottenuti, per in qualche modo orientare alla realizzazione di progetti che possono determinare un immediato e misurabile effetto di mitigazione sul cambiamento climatico a livello locale, proprio perché vanno ad incidere su inquinanti diversi che si comportano in maniera molto diversa dalla CO2. Le immagini che vedete fanno riferimento ad un dispositivo che è stato progettato per funzionare in modalità off-grid e per andare a sopperire la richiesta di energia elettrica di un mix, diciamo, di abitazioni sotto diversi profili. Questo è nato per andare a rispondere a possibili situazioni di isolamento energetico determinate o da situazioni, come dire, geografiche, quindi la distanza dalla rete, o da eventi estremi. Nel caso, questa idea nacque dopo il terremoto che ci fu in Nepal, se non erro, nel 2015. Per fare questo tipo di attività, che ha determinato l'analisi del potenziale rinnovabile, in questo caso vediamo a sinistra la fonte solare e a destra quella eolica, la stima dei profili di carico, ovviamente, no, del dispositivo stesso, e andare quindi ad accoppiare come dire, il generatore eolico, microgeneratore eolico, pannelli fotovoltaici, il sistema di stoccaggio elettrico. Per fare tutta questa operazione è stato necessario utilizzare, da un lato, dati climatici, ovviamente, e dall'altro modelli di simulazione. Questo per dire cosa? Cioè, questo per puntare l'attenzione sul fatto che l'accuratezza di questi dati a disposizione e dei modelli utilizzati dovrà avere, come dire, deve essere dedicata particolare attenzione ad analizzare questa accuratezza per poter correttamente valutare l'affidabilità del risultato stesso. E questo è molto importante. Faccio riferimento a quello che diceva prima la professoressa Medis, e poi tra l'altro i dati di questo
Studios fanno riferimento al portale di Share, già un network che lei stessa ha curato, è da lì che noi abbiamo trovato questi dati. Ed è importantissimo che questi dati siano disponibili e siano aperti alla comunità scientifica. Un ultimo punto su cui vorrei porre l'accento è legato all'approccio di ciclo di vita. L'approccio di ciclo di vita è qualcosa che permette di poter andare ad analizzare l'impatto legato ad un processo o ad un prodotto lungo appunto l'intero ciclo di vita, dall'estrazione delle materie prime fino agli scenari di fine vita, che possono comprendere il riciclaggio, l'utilizzo, fino al caso peggiore della discarica, quando non è possibile fare nient'altro. E è uno strumento estremamente potente ed efficace, se gestito in maniera corretta. L'esempio che vi porto è quello della piramide, questa è un'immagine che probabilmente avete visto in diverse altre occasioni, questo è il laboratorio piramide di Everest K2 che si trova alle pendici dell'Everest. Come vedete la piramide è tutta ricoperta di pannelli fotovoltaici, questi pannelli hanno funzionato nel periodo che è coperto dal 89-90, diciamo, quando è stata costruita la piramide, fino al 2013, quando insieme con Kobat, che dovrebbe esserci il presidente, tra l'altro, tra i prossimi interventi, hanno realizzato la sostituzione di buona parte di questi pannelli. Tutti i dati di produzione erano monitorati e è stato possibile quindi analizzare nell'intero ciclo di vita di quegli impianti qual era stato il contributo rispetto a degli scenari alternativi che a queste altezze e a queste latitudini generalmente erano rappresentati dall'utilizzo di un generatore diesel, in cui il combustibile doveva essere trasportato da Kathmandu in aereo verso Lukla, da Lukla camminando verso la piramide. Tutto ciò ha permesso di fare un bilancio complessivo delle emissioni, fino ad arrivare ad una quantificazione, da valutare, di una riduzione di circa 130 tonnellate di CO2 non emesse, pur avendo realizzato questo tipo di impianto in condizioni estreme, perché anche gli stessi pannelli hanno subito gli stessi processi di trasporto, trasporto che per questo tipo di analisi ha impattato circa il 26%. Ultima slide, perché vorrei Stavo per condividere. chiamare 10 minuti. Assolutamente, ultima slide. Questa slide, niente, è una slide che riguarda le attività che portiamo avanti come NEA all'interno del programma italiano di ricerca di sistema, e in particolare riguarda le piccole isole non interconnesse al sistema elettrico nazionale. Portiamo avanti attività sul appunto il raffreddamento solare, su sistemi ibridi, su cogenerazione abbinata a biogas. Molti di voi forse si staranno chiedendo cosa c'entrano questi tipi di attività con la montagna e con l'alta quota. In realtà posso dirvi che nell'andare ad affrontare questo tipo di scenario, in realtà ho trovato molte affinità, perché anche in questo caso le motivazioni geografiche diverse, da un lato la presenza di un'isola, quindi un isolamento determinato dal mare, dall'altra un isolamento determinato dall'alta quota, hanno determinato in entrambi gli scenari appunto una condizione di isolamento energetico. Quindi sono sicuramente tipi di attività e tipi di soluzioni che potrebbero essere approfondite. Arriviamo quindi ai messaggi chiave che voglio lasciare e che riguardano appunto, no, la soluzione di efficienza, che devono essere sicuramente come dire, no, rese adattate alla singola situazione, possono permettere di ridurre la povertà energetica e mitigare il cambiamento climatico, generando una serie di impatti che non sono quantificabili, una serie di impatti positivi, insomma, di vantaggi socio-economici che non possono essere quantificati in termini di emissioni. E questo è un elemento molto importante. Questi tipi di progetti possono trovare un supporto, ma solo un supporto all'interno dei mercati dei crediti di carbonio. E infine, sicuramente l'utilizzo di risorse come quelle rinnovabili possono ridurre la dipendenza da combustibili fossili, ma anche da risorse locali. Prima faceva riferimento a quell'immagine della legna raccolta, e questo diventa un problema in molti contesti, anche contesti di deforestazione. Preservando da una parte la salute umana e dell'ecosistema in generale. E con questo vi concludo e vi ringrazio per l'attenzione. Ecco, un concerto che sta per iniziare all'esterno. Sono le prove per un concerto all'esterno. Grazie Paolo della presentazione. Grazie a Scusate. voi.